Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. Oggi vi voglio presentare un video che è storico sostanzialmente, ormai da tanti anni che circola, è stato discusso e visualizzato nel mondo, nei social, persino nelle TV, milioni e milioni di volte, forse addirittura sommando tutte le visualizzazioni di tutte le versioni parliamo di miliardi di visualizzazioni, e non sto affatto esagerando. Parliamo di quei video che sono stati girati dagli FH-18 Hornet della portaerei Nimitz e che sono diventati virali e discussi a livello globale, in particolar modo nelle versioni, nei video che riguardano l'UFO Tic Tac e il caso Gimbal. Ma nei scorsi giorni è uscito un altro video. Il nuovo filmato FLIR Daycam del caso Gimbal è stato filmato mentre era proiettato in visione, quindi qualcuno delle forze armate lo stava guardando, quindi da personale militare non identificato, in uno schermo. È fatto quindi trapelare attraverso fonti che rimangono anonime dallo stesso personale, quindi potremmo dire da insider che sono all'interno dell'US Navy, forse dei servizi segreti del CIC, dell'US Navy. Il filmato mostra un UFO del caso oramai famosissimo, che conosciamo appunto come Gimbal, e lo vediamo adesso nella sua vera forma, poiché nelle immagini viste attraverso i video precedenti lo abbiamo visto in realtà con l'imaging termico, che ci ha finora fatto vedere qualcosa di diverso da quella che era l'immagine reale che adesso finalmente forse possiamo vedere. L'UAP infatti aveva dei colori, era prevalentemente di colore blu con delle sfumature, dei particolari di colore bianco. Sembrava che mutasse completamente la sua forma durante la sua rotazione, in alcuni momenti sembra avere addirittura dei piccoli satelliti, forse lampeggianti, che gli roteano intorno, e addirittura in un momento del video sembra scompattarsi per formare 3, 4, forse 5 oggetti differenti, per poi ricompattarsi nuovamente in quella che possiamo definire una vera e propria e chiara e nitida sfera. Tutto questo non era visibile nei precedenti video FLIR originali agli infrarossi. C'è un particolare che mi interessa sottolineare prima di lasciarvi alla visione del video, che è quello in cui ad un certo punto l'oggetto che ha mutato appunto la sua forma ricorda molto un altro video, quello di oltre 60 minuti che è girato un po' di tempo fa, all'interno di cui 23-25 minuti ci mostravano quello che era un oggetto non identificato, definito dai più l'oggetto a paperella, di quello che è stato il video considerato più lungo della storia della divulgazione dei video, naturalmente, dei casi UFO UAP. Vi lascio al video.
Rieccoci qui nuovamente dopo aver visto questo interessante video, si presume originale, che è stato rilasciato in rete, che comincia a girare attraverso alcuni siti, alcuni ricercatori, un po' in tutti i social, in particolar modo su YouTube e su Facebook, e che ci mostrerebbe l'oggetto del caso Gimbal attraverso una normale telecamera, e quindi i suoi colori naturali, i suoi colori e le sue mutazioni reali, che non erano precedentemente visibili. Qualcuno negli Stati Uniti comincia a dire che forse è giunto il momento in cui cominceranno a uscire fuori tutta una serie di video importanti, interessanti, che finora sono stati tenuti segreti, e che grazie a qualcuno che sta all'interno, in barba al movimento generale che tende in qualche modo a tenere sempre le informazioni riservate, nonostante addirittura siano state fatte delle leggi contro la stigma, soprattutto nei confronti dei piloti e del personale militare, quindi qualcuno, un insider, più insider dall'interno, stanno tentando di fare questo. Naturalmente c'è una seconda possibilità, che io ritengo non escluda la prima e che sia molto probabile, cioè che qualcuno degli organismi che hanno deciso di rilasciare le informazioni ha deciso di farlo realmente, e per farlo ha deciso di eseguire una serie di step in cui alcuni video significativi e importanti, di carattere naturalmente governativo, militare, eccetera eccetera, fuoriesca apparentemente in modo incauto, in modo strano, non voluto o attraverso gli insider, in realtà per preparare il terreno per cose sempre più significative, cose sempre più importanti, più chiare, più nitide, e forse anche in qualche modo, per chi non è abituato a questo tipo di immagini, ma soprattutto di fatti, di questioni legate al fenomeno UFO e tutto il suo corollario, al abituarsi a qualcosa che può essere temuto, che può generare paura e che può essere considerato ostile. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di mettere un like e naturalmente iscrivetevi al canale, attivate il campanello se volete essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video. Se volete aiutare il sottoscritto e il canale, potete utilizzare anche il super grazie sotto il video, potete seguirmi anche nei vari social, tra cui Facebook, Twitter, naturalmente TikTok, dove spesso metto anche delle anteprime, e ovviamente sul mio sito, dove pubblico articoli, approfondimenti anche sul materiale che trovate qui su UFONews, che è www.statodiemergenza.com. Inoltre vi invito ancora una volta, come sempre, a utilizzare la mia email gabriele.lombo75@gmail.com per inviarmi tutto quel materiale dei vostri avvistamenti UFO, dei vostri eventuali avvistamenti di fenomeni paranormali, per fare le dovute analisi ed eventualmente, se ci tenete, se vi fa piacere, anche alla pubblicazione qui sul sito. Ciao a tutti, alla prossima!